Io tanto mi scuso, non ho preparato una relazione organica perché non ho avuto molto tempo, sono stato in questi giorni, forse avete visto, con Sergio Lattucci a fare un giro in Trentino Alto Adige, quindi abbiamo finito proprio questa mattina, per cui non ho avuto il tempo per preparare una relazione organica come meriterebbe per questa platea di esperti nel tema, e per cui mi scuso. Poi io non sono un tecnico sul tema dell'immigrazione, faccio fatica a parlare di un tema così complesso che ha grandi implicazioni poi su tanti settori, soprattutto in qualche modo cercando di interpretare la voce di altri. Oggi è emerso chiaramente il disagio di molti immigrati che vivono da tempo qui da noi e che sono costretti a sentirsi dire le cose della loro storia, dei loro problemi, della loro vita da parte di altri che appunto sono quelli che vivono qui. E credo che sia un grande problema che sta a monte di tutti i problemi, quello per cui la mancanza di partecipazione da tutti i punti di vista e su tutti i livelli crea questa, in qualche modo, questa situazione un po' distorta, per cui noi ci troviamo a elaborare dei progetti per l'università, dei progetti didattici, dei progetti di politici, delle norme che riguardano altri senza coinvolgere questi altri, che è il grande problema. Un nostro, forse credo sia anche un amico di Adel, Pedro Miguel, che è un filosofo bantu che vive a Bari da molti anni, insegna all'università, ogni tanto solleva questo scandalo del fatto che in Italia non ci sia nessuna cattedra di cultura africana, non ci sia un programma di cultura africana, che significa tante cose, perché come sapete l'Africa è un continente diversificato, non esiste una cattedra di cultura africana. E solitamente nei convegni si parla di Africa senza coinvolgere gli africani, per cui questo in qualche modo è già uno scandalo che rivela il limite in cui noi ci troviamo a vivere, ossia il limite di un etnocentrismo talmente forte che presume, pretende di parlare a nome di tutti gli altri. Anche questo ha ricadute forti sul piano della scuola, e pensiamo che i programmi didattici non si conosce niente di quello che è il pensiero, l'arte, la storia, la letteratura fuori dai perimetri dell'Occidente, come se fuori dall'Occidente ci circolassero solo leoni e che ci sia in qualche modo un territorio inesplorato e primitivo. Per cui oggi, ai ragazzi di oggi, se si chiede, ma anche a noi in gran parte, se ci si chiede uno scrittore, che ne so, del Ghana piuttosto che del Senegal, noi non sappiamo che cosa rispondere. Quindi questo è secondo me un limite grosso, perché si crea quello che prima appunto si è cercato di su cui si è discusso, questa situazione di forte etnocentrismo e questa livello distorto di rapporto tra che vivono in una determinata cultura e gli ospiti che vengono in questo territorio, in questa cultura. Noi credo siamo ancora dentro un paradigma in qualche modo razzistico della convivenza civile, per cui siamo ancora dentro quel paradigma che vede i cittadini in qualche modo subordinati l'uno agli altri, cioè gli immigrati subordinati alla cultura dominante, e per cui ancora fortemente, anche in maniera ordinaria, no, si creano delle strutture, delle leggi, sempre con un'ottica di assimilazione, nel senso che siamo ancora dentro l'idea dell'uguaglianza, però un'uguaglianza
comunque di assimilazione nel contesto in cui ci si trova. Mi viene in mente prima, vi ricordate quegli spot che il governo aveva mandato in onda qualche tempo fa, dove si vedeva l'operaio immigrato che usciva dalla macchina parlando in milanese piuttosto che la badante che parlava in veneto, e si diceva ecco l'integrazione, no? Perché in qualche modo noi vogliamo che gli immigrati diventino un poco come noi, cioè assumano il nostro modo di essere, il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare e addirittura il nostro modo dialettale di interpretare i territori e la lingua del territorio. Quindi questo credo sia appunto uno dei gravi limiti del dibattito e lo stesso a livello locale. Io ho dato uno sguardo alla legge, alla bozza di legge sull'immigrazione, poi non so se viene l'assessore Bizzo ne parlerà, una legge tutto sommato buona, così com'è, ovviamente deve ancora passare nel dibattito interno alla giunta, però quest'idea che comunque l'immigrato debba fare più fatica per integrarsi c'è e che quindi in qualche modo quella parità che noi auspichiamo non esiste ancora, cioè la parità, l'uguaglianza nella diversità e la diversità nell'uguaglianza, questo è in qualche modo il fine che dovrebbe muovere il discorso del rapporto, della comunione, della reciproca fecondità tra persone diverse. Invece ancora secondo me siamo dentro questa idea che l'immigrato per entrare nella nostra comunità debba comunque fare più fatica, debba comunque avere delle griglie entro cui passare, ci debbano essere comunque delle sanzioni che loro devono attuare, come per esempio i 5 anni per avere i sussidi, 5 anni di residenza per avere la possibilità di avere un contributo anche per gli studi. Quindi insomma credo non siamo ancora arrivati ad una non siamo ancora usciti da quel paradigma razzistico per cui ancora il rapporto con gli immigrati è un rapporto sfasato, nonostante appunto i cambiamenti che ci sono stati. Io credo però che io sono un po' pessimista da un certo punto di vista, perché mi sto accorgendo anche rispetto a qualche anno fa, semplicemente a 10-15 anni fa, che l'evoluzione, diciamo, anche per via dell'impatto che è stato molto più forte in questi ultimi anni ovviamente sul piano dell'immigrazione, però il rapporto per la crescita di una comunità conviviale è diciamo si è inclinato, è andato indietro, io mi ricordo, anche sul piano diciamo più culturale. Tu mi hai invitato qui anche come coordinatore del Centro per la Pace, noi stiamo cercando con le piccole risorse che abbiamo, i piccoli mezzi che abbiamo, di sviluppare una cultura della pace, una cultura dei diritti umani e soprattutto in questi ultimi tempi una cultura della mondialità, cioè stiamo cercando di invitare personaggi anche di grande rilievo che vivono in contesti molto diversi dal nostro per aprire in qualche modo le porte, le finestre e far entrare dell'aria nuova, dei modi di sentire, di interpretare la storia, dei modi di vedere la realtà diversi in una realtà, l'Alto Adige, che ha un vantaggio rispetto a altri territori di altri posti dell'Italia o anche dell'Europa. Il vantaggio è quello di essere in qualche modo disposto, più disponibile a fare i conti con la diversità per ragioni culturali, storiche, antropologiche. Quindi collocare sulla linea di confine dell'Italia, a Bolzano, un dibattito facendo emergere la diversità di impostazione, di scrittura, di cultura, credo che sia un obiettivo che va nella direzione appunto di una uscita dal paradigma razzistico in vista di una società in cui ci sia la possibilità di mettere insieme uguaglianza nella diversità e diversità nell'uguaglianza. Ecco, però
è sotto gli occhi di tutti che in questi ultimi 10 anni, anche da un punto di vista culturale, si sono fatti molti passi indietro. Io penso al dibattito forte che c'era appunto appena 10 anni fa sul tema dell'alterità, cioè a un certo punto anche sul piano culturale, sul piano filosofico, era emerso un grande dibattito sul tema dell'altro, no? Quindi la diversità, lo straniero, chi è l'altro, non semplicemente l'altro di altra cultura, ma anche l'altro che mi sta vicino. Noi siamo tutti diversi, anche nella stessa famiglia siamo tutti diversi, per cui abbiamo assimilato dei modi di essere diversi, dei modi di pensare diversi, dei modi di stare nel mondo diversi, per cui ancora di più dobbiamo in qualche modo abituarci alla diversità di vita che c'è con l'altro di altra cultura. E fino a 10 anni fa era emerso un grande dibattito su questi temi qua. Oggi questo dibattito è quasi del tutto scomparso, rimane qua e là in alcuni centri, però culturalmente mi pare che si sia andati indietro, così come si è andati indietro secondo me anche, nonostante gli sforzi che vengono fatti anche più a Bolzano, però anche sul piano del dialogo interreligioso. Tu hai citato il 1986, la grande incontro che il Papa Giovanni Paolo II fece ad Assisi, che fu un evento grandioso, quasi un evento aurorale, in cui i capi delle grandi tradizioni del mondo si sono incontrati ad Assisi, neanche con l'intento di pregare Dio, ma confrontandosi con la fine in qualche modo dell'uomo e con il problema della sopravvivenza del genere umano. Quindi fu un evento importante che si collocò in un preciso momento, che era gli anni in cui cadeva il muro di Berlino, e quindi in qualche modo cadeva anche simbolicamente la divisione del mondo tra gli imperi diversi, tra due modi completamente diversi di percepirsi in maniera politica, in maniera culturale e in maniera anche economica. Quindi, insomma, cade il muro di Berlino, si aprono gli scenari per una comunione, diciamo, una comunione creaturale, una comunione tra i popoli, e invece subito dopo comincia a riemergere emerge in maniera forte un sentimento invece di rifiuto dell'altro, di xenofobia, di razzismo diffuso un po' in tutta l'Europa, che è quello che ancora oggi accompagna lo sviluppo del nostro mondo. Noi siamo arrivati, abbiamo fatto questo processo all'indietro che ci ha portato da una visione appunto della possibilità di mettere insieme culture diverse, tradizioni religiose diverse per pensare al futuro dell'uomo, a una fase in cui in un paese come il nostro si fa un pacchetto di norme per la sicurezza che prevedono il respingimento dell'altro, il rifiuto del diverso, il rifiuto dello straniero, a prescindere anche dalla sua situazione di arrivo, come ci raccontava Laura Boldrini qualche giorno fa, che è Bolzano, portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU. Gran parte di quei respingimenti sono i respingimenti illegali, perché sono totalmente contro le norme internazionali che prevedono a uno Stato di poter accogliere, di dover accogliere, non poter accogliere, di dover accogliere il profugo richiedente asilo per questioni di carattere umanitario. Quindi siamo arrivati ad un livello talmente acido per cui viene rifiutato l'altro a prescindere dalla sua forma, in qualche modo identità giuridica. Persone che possono, che devono essere accolte vengono rifiutate. Quindi c'è una grandissima involuzione, che ovviamente poi ha ricadute anche sul piano territoriale, perché come si era detto oggi, le norme nazionali, la politica nazionale ha riflessi sul locale, per cui anche qui abbiamo assistito negli ultimi anni, ormai da 2-3 anni,
ad una politica sempre più rigida nei confronti degli altri.